Benvenuti in un nuovo video, io sono Elena in Arte Beauty per caso, mi potete trovare così su tutti gli altri social. Vi do il benvenuto sul canale se approdate qui per la prima volta. Ringrazio nuovi e vecchi iscritti che tutti voi insomma che mi seguite con costanza, grazie mille. Oggi, come vedete dal pacchettino in primo piano, ovviamente abbiamo un altro unboxing di Pin Panda, perché Pin Panda quest'estate ha sfornato delle promo abbastanza interessanti, almeno io le ho trovate interessanti. Sono andata ad ordinare la Summer Tote Bag, che dovrebbe contenere 10 prodotti in full size. E l'ho pagata 19,99 euro. Ho trovato un'offerta su Instagram, vi lascio poi il link qua sotto qualora la box fosse ancora disponibile, ma direi di non perdere tempo e andare a spacchettarla insieme. Ma prima vi ricordo, come al solito, di iscrivervi al canale se vi piacciono i video del genere, i video unboxing mystery, e di lasciare un bel like, un bel pollice in su, che è sempre di grandissimo supporto per noi piccole creator. Detto questo è il pacchettino madre, voilà, andiamo a spacchettarlo. Sopra credo proprio ci sia la tote bag perché è morbido. Andiamo a vedere se effettivamente sono 10 prodotti in full size, come dicono. Faccio dare una sbirciatina. E poi andiamo a prendere prodottino per prodottino alla volta. Mi è venuto in mano due prodottini invece che uno, ma insomma, qui abbiamo una maschera della Seven Heaven all'argilla rosa, un 1,5 grammi. È una maschera non in tessuto, ma è una maschera da andare poi a posizionare sul viso, una maschera in crema. E poi abbiamo la tote bag di Pink Panda. Vediamola un po' che carina. Eccola qua. Carina, dai, con tutte queste icone estive. Abbiamo gelato, il bacio, il sole, il cuore. Carina e colorata, insomma, si può utilizzare per la spesa, per metterci il pranzo al lavoro, insomma, tante cosine utili, o anche da mettere magari in valigia, perché no, per tenere separati alcuni abiti o anche solo per tenere separate le pochette del make-up piuttosto che della skincare, insomma, utile. Quindi questi due prodotti per il momento possiamo anche promuoverli, direi. Poi, ok, altro prodottino è un lipstick della Mayani, se non sbaglio. Sì, esatto, The Magic Lipstick, eccolo qua. Forse l'avevamo visto in altre box, se non sbaglio, ma almeno io questo credo di non averlo. Dovrebbe essere quel lipstick che cambia colore a seconda del pH della pelle, quindi dovrebbe essere pH reagente. Eccolo così. Si presenta verde e poi dovrebbe andare a cambiare colore a seconda del pH, appunto, della nostra pelle. Così sembra solo trasparente, ma magari lasciamo agire qualche minuto, poi lo proverò sulle labbra e vi dirò se effettivamente il risultato è lo stesso che ottengo dallo swatch sulla mano. Spero e spero davvero che non sia quello che penso. Ma ahimè, sì, è quello che penso. È la Ultimate Sophie X Collection, che però avevamo trovato in altre box, se non sbaglio, forse quelle per Natale. Quindi io questo pacchetto ce l'ho già completamente intero. Quindi penso che questo sarà un regalo per qualcuno, lo terrò eventualmente per Natale, magari per la mia mamma, magari per la mia cuginetta, però lo apriamo insieme e vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Sono un pochino delusa perché sinceramente mi aspettavo qualcosa di diverso, ma ci può stare, ecco. Non sapevo se fare questo acquisto di Pink Panda o meno, mi sono lanciata perché insomma, mi piaceva l'idea della tote bag e dei 10 prodotti con soli 19,90 euro. Ma questo, diciamo, è il contro di chi compra spesso magari da Pin Panda o di chi, come me, fa contenuti. Effettivamente ci può stare trovare il doppione, anche se non ne sono molto contenta, devo dire la verità.
Ecco qua, troviamo all'interno tutti i prodottini, devo dire, ben imballati con questo cartoncino. Non mi ricordo invece nel pacchettino questo piccolo cosa conteneva. Ah, dei pennellini, ok. Dei pennellini da viaggio, questi sono sempre super super utili, io lo dico sempre, pennelli non sono mai sprecati perché se ne sporcano davvero tanti e quindi questi sono sempre utilissimi. Poi abbiamo i tre rossettini, anche questi erano ben imballati uno a uno. Se non sbaglio sono tutti sulle tonalità nude, però guardate che carini, hanno praticamente inciso la scritta Sofix sul retro del bullet. Sì, vedete che il rossetto poi, il lipstick di Maiani ha cambiato leggermente colorazione ed è diventato, almeno nel mio caso, un rosino tenue. Poi andiamo a swatchare anche questi. Hanno una formula molto cremosa, morbida, sono molto carini come lipstick, mi piacciono. Questo è leggermente più scuro dell'altro. L'altro era leggermente più malvato, invece questo è proprio sul marroncino un po' più caldo. E l'ultimo, diciamo che è una via di mezzo tra i due, è un marroncino ma più sul rosato. Dovremmo fare per forza un try on haul con questi prodotti, così almeno vedete come possono performare e se vi piacciono i prodotti, così almeno non lasciamo inutilizzata questa box, perché ultimamente non mi piace lasciare i prodotti inutilizzati. Questa invece è la palette di illuminanti. Adesso ve l'apro così la vediamo meglio. E i colori devo dire che sono molto molto belli. Tra l'altro questi, io ve lo ripeto sempre, gli illuminanti, almeno questo tipo di illuminanti, questo tipo di palette, mi piacciono molto perché li utilizzo molto anche come shimmer sugli occhi, per l'angolo interno dell'occhio, come punto luce, insomma sono veramente sfruttabilissimi in altre 100.000 salse. Sono un ramato, un argento e un rosato. Non si percepiscono benissimo dalla camera, però sono abbastanza luminosi, ecco, si notano. Sono belli, belli scriventi. Poi abbiamo l'ultima palettina. Anche il pack secondario, per essere una palette di Revolution, è molto bello. È specchiato, sì, ovviamente si presterà le ditate perché si sporcherà facilmente, però devo dire che è d'impatto, insomma, sembra una palette sicuramente più costosa di quello che è. Ha questi bellissimi colori pop, come vedete all'interno. Ha anche un bello specchio, devo dire. È molto utile per truccarsi, ritocchi on the go, portarla in giro con noi, insomma molto pratica. È un mix di matte e shimmer e ci sono sia tonalità calde che tonalità fredde, c'è un po' di tutto, secondo me è interessante come mix colori perché si possono fare parecchi look diversi. Eccoli qua, questi sono alcuni degli shimmer. Devo dire che la texture colore è morbida e scorrevole, quindi curiosa di provarla perché secondo me sono anche belli performanti sulla palpebra. Adesso ovviamente non ne ho sicurezza, però vedendoli così insomma mi ispirano, non sono quegli shimmer blandi che non hanno colore. Andiamo a contare insieme gli articoli che sono contenuti all'interno della box, andiamo a verificare che siano 10, su questo qualche dubbio, nel senso che, allora, non contiamo la tote bag perché dovrebbe essere esclusa, abbiamo la maschera, il lipstick, altri tre rossetti, quindi sono 5, 6, 7 le due palette e questi li hanno contati a uno,
Ok, però questi ovviamente non sono in full size. Qualcuno sotto i commenti degli altri video di Pinkpanda mi ha chiesto se queste box effettivamente sono tutte uguali. Io questo diciamo non ne ho sicurezza, ma come ho risposto alla persona in questione, le altre volte che prendevo le mystery, ma quelle classiche con appunto l'aggiunta dell'ordine, vedevo i video delle creator colleghe dove le box erano sempre uguali. Adesso queste in particolar modo non saprei dire, ma anzi vi invito a scrivere qua sotto se qualcuna di voi ha acquistato questa Summer Tote Bag a dirmi se effettivamente insomma ci sono gli stessi prodotti che abbiamo spacchettato oggi insieme. Insomma, è anche un modo per aiutarci, per fare community, per capire se queste box cambiano o non cambiano. Almeno abbiamo un feedback in più, ecco. Ok, questo è tutto per il video d'oggi. Leggermente amareggiata, se dovessi dare un voto alla box, darei a stento un 7, male come box per chi non ha appunto questo pezzo. Ok, io vi saluto, a questo punto vi mando il mio solito mega bacio. Vi aspetto come al solito in un prossimo video se vi fa piacere. Ciao!